I medici dell'ospedale Moscati di Avellino sono stati i tre protagonisti di questa giornata. Quattro operatori sanitari sono stati insigniti in prefettura per l'impegno nel contrasto al Covid. Tra loro c'è anche il dottore Carmine Sanseverino, che prima ha combattuto il coronavirus restando accanto ai ricoverati, poi lui stesso è diventato un paziente. Purtroppo mi sono ammalato e quindi ho vissuto da paziente quello che avevo visto da medico, e quindi mi sono trovato improvvisamente dall'altra parte. Quindi mentre assistevo io nella prima fase, le persone tutto bardato eccetera, e mi facevano tenerezza queste persone lontane dai loro familiari, dalle loro amicizie eccetera, e poi mi sono trovato io in cui venivo assistito da colleghi che erano a loro volta tutti bardati, che quindi intuivo chi potessero essere, ma tante volte non riuscivo nemmeno a capire chi erano. Non mi aspettavo questa cerimonia, questa cosa. Certo, sono stato emozionato e contento di questa designazione, certamente. Tra i medici in prima fila anche il dottore Sergio Gioia, che in questa giornata ha voluto ricordare le tante persone che non sono riusciti a sconfiggere il Covid, tra le quali anche due colleghi. Dottore Spinazzola, ma soprattutto una splendida figura di medico, collega, amica, infettivologo, dottore Mario Maiocchi, che purtroppo a due mesi della pensione si è fatto coinvolgere dai turni e vi dicendo, purtroppo non ce l'ha fatta. Ma un enorme ringraziamento, perché penso che questa cavallerata sia dovuta più che altro allo staff che mi ha circondato, in particolare tutti i colleghi dell'unità operativa del Moscati di medicina interna, e segnatamente anche dal mio primario, la splendida dottoressa Maria Amitrano, che tutti quanti ci siamo sacrificati. Per cui ritiro questo cavallerato in nome di tutte le persone con cui ho avuto la gioia e il dolore di poter stare insieme.